La partecipazione al Premio Nazionale Twinning è stata per noi un'esperienza che ha coinvolto in maniera estrema gli studenti, un'esperienza di tipo multisensoriale, asincrona, e i ragazzi hanno individuato delle particolari situazioni significative da condividere con altri coetanei di altre scuole appartenenti alla rete. La collaborazione con i partner stranieri è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti dei progetti Twinning. Lavorare in gruppi, in una squadra internazionale, è motivante, stimolante per qualsiasi insegnante. Quello che funziona dei progetti Twinning sono sicuramente molto motivanti per i ragazzi. Il progetto Mi Si Dà Den Cinco Sentidos ha inserito elementi e tecniche del gioco nell'attività didattica, quindi delle caratteristiche proprio del gioco in un contesto che non è ludico, come per esempio la competizione per il logo oppure la creazione dell'avatar. Questo ha reso non solo le lezioni più accattivanti, più interessanti, ma è stata proprio una strategia pedagogica che ha funzionato, nel, diciamo, rendimento poi anche scolastico dell'utenza e degli alunni. Nelle ore di tecnologia abbiamo pensato di realizzare un manufatto in cuoio, un portachiavi. Gli alunni si sono messi in gioco, sono andati con i loro genitori a ricercare i materiali più adatti, poi in classe hanno realizzato un prototipo. Questo prototipo è diventato il progetto vero e proprio e il progetto si è trasformato nel manufatto, nel portachiavi. In questo modo lo studente si è sentito messo al centro del suo processo di apprendimento, è stato un attivo costruttore delle proprie conoscenze. La cosa piacevole è stata appunto che i ragazzi si sono dimostrati subito coinvolti, si è visto proprio l'interesse nel confronto di questo progetto, del fatto appunto di poter dialogare con altre culture, scoprire le musiche di altre nazioni e allo stesso tempo poter esportare la propria conoscenza, la propria cultura. Mi Ciudad en Cinco Sentidos è un viaggio. È un viaggio multisensoriale che i nostri alunni hanno svolto nei quattro paesi partner, che sono Spagna, Turchia e Portogallo. E questo progetto ci ha proprio permesso di sentirci in questi paesi, grazie alla realizzazione e allo scambio di prodotti digitali o tangibili realizzati dai nostri alunni. La cosa che mi è piaciuta di più svolgere in questo progetto Twinning è stata soprattutto la lezione riguardante il senso dell'olfatto, che consisteva nel chiudere gli occhi e indovinare il prodotto che la professoressa ci faceva annusare attraverso questo senso. Da questo progetto Twinning abbiamo scoperto nuove tradizioni, nuove culture e nuove bellezze di tutti questi paesi, ma abbiamo anche imparato a lavorare in gruppo come una vera squadra, proprio perché il risultato di un progetto svolto singolarmente non avrebbe avuto lo stesso risultato di un progetto svolto tutti insieme in armonia. Ho partecipato al progetto Mi Ciudad en Cinco Sentidos, dove le attività che mi sono piaciute di più e che sono piaciute di più alla mia classe sono state quelle che comprendevano il tatto, l'olfatto e il gusto, perché abbiamo approfondito delle culture e delle tradizioni che avevamo già studiato a scuola e l'abbiamo riproposto anche nelle nostre tavole, come per esempio alcune ricette, ma soprattutto abbiamo approfondito l'utilizzo della tecnologia. L'attività che mi è piaciuta di più è stata quella del tatto, dato che con il professore di tecnologia abbiamo realizzato dei portachiavi partendo dagli scarti di pelle, dato che Montegranaro è un importante centro calzaturiero delle Marche. Ho trovato molto avvincente l'esperienza del logo, poiché per la prima volta mi sono messa in gioco per partecipare alla vincita di un premio a livello internazionale. Per
quanto attiene eTwinning, il mondo eTwinning, noi siamo grati alla piattaforma perché è un'opportunità sia di collaborazione, un arricchimento e veramente capace eTwinning di entusiasmare e di motivare i ragazzi alla conoscenza di nuovi amici di altri paesi, altre culture e fornisce loro l'ambiente naturale per esplicitare le competenze multilinguistiche superando le barriere dell'isolamento.